Pochi altri paesi al mondo possono fregiarsi del ruolo di ponte tra culture diverse, di luogo d'incontro che abbraccia tradizioni, storie e religioni di origini lontane e differenti. Questa è l'anima della Turchia, perennemente in sospeso tra l'Europa orientale e l'Asia occidentale, in un crogiolo di popoli che ha arricchito profondamente questa terra, trasformando le diversità in una linfa vitale. L'antica Grecia, la Persia, l'Impero Romano Bizantino e quello Ottomano hanno lasciato tracce indelebili, generando un vero e proprio tesoro di umanità riflesso nelle mille sfaccettature delle arti, dell'architettura e del vivere sociale. Non è quindi una forzatura attribuire alla Turchia e in particolare alla storia millenaria di questi luoghi una identità di crocevia tra alcune delle popolazioni intellettualmente più vivaci e fiorenti dell'antichità. Questa condizione è diventata per la Turchia parte integrante del proprio destino, anche quando la cultura lascia spazio ad argomenti più prosaici, come quelli che noi amiamo in modo particolare: le competizioni, il motorsport, il rally. Il Rally di Turchia, undicesima prova del Mondiale WRC, ha infatti assunto, in particolare per il Citroën Total World Rally Team, esattamente il senso di un crocevia tra una stagione almeno in parte deludente e la possibilità di rimettersi in corsa per conquistare il titolo iridato. Il precedente Rally di Germania, disputato alla fine del mese di agosto, si era rivelato a dir poco infausto per la squadra francese e per la Citroën C3 WRC Plus, quest'anno poco avvezza al fondo asfaltato e decisamente a proprio agio invece nell'affrontare i sentieri sterrati e polverosi. E sotto questo aspetto il Rally di Turchia si è rivelato perfetto per la compagine transalpina. Il fondo scavato, guarnito di pietre di ogni foggia e peso, ha messo seriamente in difficoltà la maggior parte dei concorrenti, ma non Sebastiano Gé ed Esapekka Lappi, particolarmente abili nel tenersi lontano dai guai e allo stesso tempo nel fornire una prestazione straordinaria che ha portato Citroën Racing a conquistare in modo trionfale il primo e il secondo posto del Rally di Turchia. Un risultato che in modo particolare ha rilanciato le quotazioni di Sebastiano Gé nel tentativo di ottenere quello che per il campione francese sarebbe addirittura il settimo titolo iridato consecutivo. Non si può dire che il Citroën Total World Rally Team fosse arrivato in Turchia con il morale propriamente alto dopo un rally di Germania condito più da delusioni che da soddisfazioni. Ma qualche speranza di tornare sul podio della serie iridata c'era, nutrita da motivazioni tutt'altro che infondate. La prima è da ascrivere alle qualità della Citroën C3 WRC Plus, quest'anno svelta, veloce e del tutto a proprio agio sui fondi sterrati e piuttosto impacciata invece quando la strada è ricoperta d'asfalto. Il Turchia si è rivelato in questo senso un terreno quindi ideale per la WRC francese. Sentieri accidentati, pietre aguzze e taglienti di varia misura, distribuite sul terreno come esplosivi di un campo minato, e polvere, tanta polvere. In questo contesto insidioso e molto difficile da interpretare, il team Citroën ha portato a termine il weekend perfetto, con una doppietta che alla compagine transalpina non riusciva addirittura dal 2015. Primo Gé e secondo Lappi. È andata così. Guardando più nel dettaglio la gara, è da evidenziare che il finlandese Esapekka Lappi, partendo nelle retrovie fin dalla prima giornata, ha potuto sfruttare al meglio una situazione da questo punto di vista alquanto favorevole, guidando al meglio, con grinta e velocità, una C3 WRC Plus in forma smagliante. Lo stesso ha fatto Sebastiano Gé, che ha concluso la prima tappa alle spalle del compagno di squadra, in seconda posizione, con un ritardo di 17 secondi e 7 decimi. Ma il 6 volte campione del mondo aveva un asso nella manica, fatto di coraggio, determinazione, talento ed esperienza. La seconda giornata del Rally di Turchia prevedeva infatti due passaggi della, a dir poco temibile, prova Yeşilbelde, 33 km di sterrato infernale che la maggior parte dei concorrenti ha preferito affrontare, puntando su di una scelta conservativa con pneumatici a mescola dura. Oggi ha optato invece per quelli a mescola media, più morbida, in grado di fornire prestazioni migliori, ma allo stesso tempo anche un minor grado di resistenza.
Nel corso di questa prova speciale, il pilota francese ha guadagnato, solo nel primo dei due passaggi previsti, oltre 16 secondi, più altri 7 nel passaggio successivo, conquistando così la prima posizione al termine della tappa, anche se con un vantaggio di appena 0,2 secondi nei confronti di Lappi. Il terzo e ultimo giorno del Rally di Turchia ha poi sancito la perentoria vittoria del campione francese davanti a Esa-Pekka Lappi, con il terzo classificato ad oltre un minuto di distanza dagli equipaggi del Citroën Total World Rally Team. Questa vittoria riveste molteplici significati per il team d'Oltralpe. Prima di tutto ridà morale e fiducia ad una squadra che arrivava dalla terribile batosta subita in Germania e, aspetto ancora più rilevante, permette a Ogier di rilanciarsi nella lotta per il titolo iridato. A tre gare dalla fine del mondiale WRC, ovvero Galles, Catalunya e Australia, Ogier ha ridotto a 17 punti il ritardo dal leader della classifica Ott Tänak, scavalcando al contempo il belga Thierry Neuville, ora terzo. Insomma, i presupposti per un gran finale di stagione ci sono davvero tutti e ancora una volta le emozioni targate WRC non tradiranno le attese. Il finale di stagione del Mondiale WRC si preannuncia a dir poco entusiasmante, all'insegna dell'incertezza e delle emozioni vibranti che contrassegnano da sempre questo campionato. La sfida farà inevitabilmente innalzare il tasso agonistico della competizione, ma non solo. I team impegnati nella bagarre per il titolo, compreso naturalmente Citroën Racing, stanno infatti lavorando duramente per sviluppare ulteriormente le WRC Plus in vista del rush finale. Ma l'attività ferve anche per Peugeot Italia, che a partire da quest'anno ha dato il via all'iniziativa ribattezzata Motorsport Academy. In questo caso, gli allievi sono stati i protagonisti delle serie principali del Peugeot Competition, il 208 Rally Cup Top e il 208 Rally Cup Pro. Il programma dell'Academy del Leone è stato suddiviso in un corso teorico e pratico di guida a bordo di diverse Peugeot 308 e ha visto impegnati in qualità di docenti e professori due nomi non da poco, Paolo Andreucci e Anna Andreussi, 11 volte campioni italiani rally. Non capita tutti i giorni di poter avere a disposizione due professori come Ucci e Ussi, che attraverso la passione che li anima da sempre, sono pronti a mettere il loro talento e la loro esperienza a disposizione di tutti i piloti e copiloti che stanno intraprendendo una carriera nel mondo del rally attraverso i trofei e le attività di Peugeot Sport Italia. Se Paolo Andreucci, almeno in questo caso, sale letteralmente in cattedra nel ruolo di docente, Luca Rossetti, da quest'anno pilota ufficiale di Citroën Italia nel campionato italiano rally, è questa volta invece impegnato nel ruolo di tester al volante di Citroën C3. I cavalli non sono quelli che Rox è abituato a gestire con la C3 versione R5, quattro ruote motrici, impegnata nel CIR,
ma anche la Citroën C3 nella più comune versione stradale dimostra di cavarsela egregiamente lungo i tornanti di montagna, in un solido equilibrio tra il piacere di guida e i consumi decisamente contenuti. Mi chiamo Luca Rossetti, sono un pilota di rally e corro con una Citroën C3, la stessa vettura che utilizzo ogni giorno quando sono a casa, nella mia Valtellina. Al mattino amo alzarmi presto, respirare l'aria dei monti. Citroën C3 è perfetta perché è compatta ed agile, quello che serve per districarsi e parcheggiare in fretta nelle piccole vie del centro storico. L'ampio display touch da 7 pollici mi consente di accedere a tutte le funzioni principali del veicolo, programmare un itinerario o collegarmi allo smartphone. Ma il meglio della mia Citroën C3 lo ottengo quando comincio a salire verso i passi alpini e libero i 110 cavalli del suo motore 3 cilindri, 1200 turbo benzina, che consuma davvero poco. Cerchi in lega da 17 pollici ed una precisione di inserimento in curva davvero entusiasmante fanno della mia Citroën C3 una vettura divertente da guidare, senza perdere di vista il comfort e la maneggevolezza. Il cambio di tipo automatico permette di tenere le mani ben fisse sul volante e lo sguardo sempre sulla strada. La frenata è sicuramente uno dei punti forti della vettura. In ogni condizione la gomma di dimensioni generose permette un arresto veloce ed efficace. Percorro molti chilometri senza accorgermene, pronto a ripartire giorno dopo giorno, gara dopo gara, con la mia fida Citroën C3. Il design e l'ampia dotazione tecnologica hanno consentito a Citroën C3 di raggiungere ottimi risultati di vendita, che si sono concretizzati in un totale di 29.000 immatricolazioni a partire dall'inizio dell'anno. Un esempio perfetto di risultati commerciali che vanno in un qualche modo a combaciare con quelli sportivi, in quest'ultimo caso ottenuti da Luca Rossetti e dalla Citroën C3 R5 nel campionato italiano rally. A tal proposito, Motorsport Garage torna ora a proporvi il racconto di una vettura che, partendo dalla versione di serie, in questo caso la Peugeot 308 GTI, è stata successivamente trasformata in un autentico bolide da competizione, la Peugeot 308 TCR. Avrete già intuito che siamo arrivati alla terza puntata di Vita dai box con Peugeot 308 TCR. Questa volta Max Arduini è impegnato in una sessione di test presso il circuito di Adria, la stessa pista che successivamente sarà anche il teatro dell'esordio in gara della Peugeot 308 TCR. I test sono una delle cose che personalmente mi piace di più. Si è tranquilli, arrivi, in questo caso poi ad Adria erano test anche in notturna. Si arriva, si ha tutto il tempo per andarsi a cambiare, poi Adria è una pista piuttosto confortevole perché ha un hotel proprio sopra i box, quindi uno entra, si cambia, esce bello tranquillo, si fa una doccia e poi si comincia a ragionare con gli ingegneri per la strategia di cosa cambiare. Si prova ovviamente di tutto, si prova la conformazione migliore, le pressioni migliori. Sulla Peugeot 308 TCR abbiamo 89 regolazioni tra ammortizzatori, barre, centraline, per cui veramente riuscire a azzeccare tutte queste cose insieme non è facile, però si ha tutto il tempo e tutta la tranquillità. Si cerca di non fare errori, però bisogna andare sempre un po' oltre il limite. Pilota, mi pare proprio Ayrton Senna, disse che se alla vettura la riesci a controllare non sei abbastanza al limite. In questo caso abbiamo cercato sempre dei limiti, però ancora una volta abbiamo scelto una pista che ha degli spazi di fuga notevoli, quindi si può sbagliare.
E la chiamerei la puntata sulla sicurezza, sulla tranquillità, anche perché abbiamo la fortuna di poter avere una polizza casco anche sia per le gare sia per i test. E dovete sapere che non tanto solo per i test ma quanto per la gara c'è un curioso regolamento che dice che se sbatti, colpa tua o non colpa tua, tu ti paghi la tua macchina e gli altri si pagano la loro macchina. Tu ti paghi la tua macchina e tu ti paghi anche il muretto che magari è rotto e il guardrail che hai divelto. Questo è un regolamento che secondo me occorrerà cambiare negli anni perché veramente è assurdo, è stupido. Assicurazioni casco gara, oggi una problematica da risolvere nel mondo dell'automobilismo. Oggi il problema nella pista principalmente succede che non essendoci un CID o una constatazione amichevole, ognuno che fa danni se li deve pagare. McCarenic è una società svizzera che è nata 4-5 anni fa e ha la possibilità di poter azzerare o ridurre il rischio della franchigia. La franchigia è il famoso scoperto che ogni pilota deve pagare in caso di sinistro. McCarenic ha questa grandissima opportunità di poter appunto ridurla o di azzerarla, questo dipende dalle esigenze che uno può avere. Poi siamo passati al test in notturna. Il test in notturna è stato particolare perché abbiamo visto che i tempi non sono cambiati, sicuramente grazie all'illuminazione della pista che è notevole, soprattutto perché quando si corre si creano dei meccanismi di staccata, di apertura gas che sono uguali, quasi a dire che potresti andare anche col buio, perché sai bene o male che devi staccare in quel punto, usi la telemetria con ingegneri di pista, e la telemetria ti dà sempre dei punti di riferimento, punti che provi a oltrepassare, se non ci riesci rimani lì, quindi di notte si va come di giorno. Il punto visivo è fondamentale perché se guardi il cordolo vai al cordolo, se in staccata guardi dritto ti viene istintivo guardare dritto. Vi faccio un esempio, provate in autostrada, in un sorpasso, a non guardare dritto ma a guardare la macchina che state sorpassando. Sensibilmente, impercettibilmente, ma vi avvicinate alla macchina. Questo è un consiglio veramente che do a tutti del non guardare se non oltre, dove si vuole andare, non dove si vorrebbe andare, che c'è una bella diversità in tal senso. Una parte comunque di comfort, una comfort zone, rappresentata in qualche modo anche dal volante. Questo volante multifunzioni non è sviluppato come quello dell'F1, però ci si avvicina abbastanza. Abbiamo un tasto che è quello del pit limiter, cioè lo schiacci e in automatico ti va a 60 all'ora la macchina sfanalando. Infatti se vedrete delle immagini della macchina sfanala, non sono io che sono impazzito, ma è proprio un segno che si è attivato il pit limiter. Dopodiché si passa al tasto flash. Flash è quando devi dare una sparaflesciata, un po' tipo Men in Black, della macchina che è davanti, ma giusto per avvisarlo che sta arrivando. Dopodiché abbiamo il marker. Marker serve a fissare un punto che ti interessa in modo che poi gli ingegneri di pista sulla telemetria lo possano individuare. Tipo, sono arrivato lungo, tac, marker della serie, qui sono arrivato lungo, quindi se vedi un sensore ruota che gira in modo anomalo sai che è quello, questo per l'ingegnere. Dopodiché abbiamo il commutatore, il tasto verde. Il commutatore serve a inserire le marce. In effetti la frizione si usa solamente quando si parte e quando si arriva, però bisogna schiacciare frizione. Tasto verde, clic sulla prima, oppure tasto verde, clic folle, mettendola una retro, oppure retro. Dopodiché ci sono i tasti, quelli del vero comfort, tipo drink. C'è questo tasto che volendo ci si mette una borraccina dietro la testa, una cannuccia. Io l'ho fatto una volta solo in una gara di durata e stavo per morire, perché quando sei in gara e ingerisci un liquido magari in staccata non riesci a coordinare, o sono io un po' che non riesco a coordinare più i miei movimenti, ma ho cominciato a tossire, mai più nella vita il tasto drink. Preferisco veramente sudare quel che devo sudare e fermarmi lì e avere magari difficoltà di parola. Però la prossima puntata sarà una puntata veramente speciale perché inizia finalmente la lotta. Gara di Adria è stata veramente combattuta.
Ci sono state anche delle polemiche, però, che racconteremo in modo totalmente trasparente, e direi che in qualche modo il leone è tornato a ruggire. Vita dai box con Peugeot 308 TCR prosegue nel suo intento di dare spazio e visibilità a tutti gli appassionati di motorsport che non si accontentano di seguire semplicemente le gare e conoscere i risultati. In questo caso il racconto viene infatti affidato alle sensazioni e alle emozioni del pilota, al dietro le quinte delle gare e ai tanti segreti della preparazione tecnica. Possiamo già anticiparvi che nel prossimo episodio potrete seguire la prima gara della stagione di Peugeot 308 TCR. La parte conclusiva di questa puntata di Motorsport Garage vi porta ora alla scoperta di un modello che si prefigge l'obiettivo di essere una vera e propria icona di stile high-tech, ovvero DS3 Crossback, che abbina all'inconfondibile lusso e savoir-faire francese un livello tecnologico di prim'ordine. Anche per questa settimana Motorsport Garage vi ha proposto un viaggio nell'universo delle competizioni, nell'essenza di questo mondo, tra le emozioni, le speranze, le vittorie, le delusioni e le immancabili evoluzioni tecnologiche che sono alla base di tutte le competizioni motoristiche e che poi si riversano nei prodotti automobilistici di uso quotidiano. L'appuntamento con la prossima puntata è fissato tra 15 giorni. Motorsport e passione, sempre! Prima di tutto, con Motorsport Garage.